Eccoci qui amici di Svapo Family, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire questa Charon 218 TS di Smua. Eccoci qui amici di Svapo Family. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere la nostra Smuant Charon TS 218 da vicino. Scritta Smuant, colore nero, Charon TS 218. Come possiamo vedere abbiamo questa scatola bianca con logo nero e blu, veramente molto carina. Qui abbiamo il sito www.smuant.com, codice a barra, scritta Smuant e Charon TS 218. Sul posteriore invece troviamo Smuant Charon TS 218, touchscreen 218, user friendly e abbiamo vari watt, ETC, controllo e curve. Abbiamo il touchscreen e il posteriore che ha un pannello in vetro. Scratch check per l'originalità e codice a barra. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Eccoci qui, abbiamo il manuale d'uso, questa volta veramente carino rispetto alla Charon classica. Certificato di qualità. E come già abbiamo visto anche nella Charon 218 ci sono delle raccomandazioni per le pile, quindi utilizzare solo pile con wrap integro. Eccola qui la nostra Smuant Charon 218 touchscreen. Andiamo ad eliminare le pellicole protettive. Eccola qui la nostra box, veramente molto carina, ora è sporca perché c'era la pellicola. Tazza veramente piccolina, molto bella. Abbiamo solo due tasti, il tasto fire e questo qui è il blocco tasti, il blocco schermo, scusate. Porta per aggiornare la nostra box e il pannello in vetro posteriore. Qui abbiamo delle prese dell'aria per le batterie. Beh, ragazzi, andiamo a montare le batterie e vediamo un po' la nostra box come si comporta. Eccola qui ragazzi, la nostra Smuant in funzione. Come possiamo vedere qui abbiamo due indicatori per batteria, quindi uno per la prima batteria, un altro per la seconda batteria. All'interno vediamo che c'è lo schermo che ci indica i watt, in questo caso modalità normale, l'ampere, l'intensità, il voltaggio e gli ohm della resistenza. Andiamo nel menu, vediamo vari watt mode, possiamo mettere modalità minimo, max, normale, hard, max e vari watt curve. Il controllo della temperatura, impostiamo il materiale, nickel, titanio, acciaio, TCR e TC curvo. Inoltre possiamo anche settare la nostra resistenza e aumentare il preheat in controllo della temperatura. Nel settaggio possiamo comunque vedere tante informazioni, possiamo resettare la nostra box nel caso in cui non siamo soddisfatti di come l'abbiamo settata. Possiamo aumentare e diminuire la luminosità in modo veramente facilissimo, vedete? Andiamo al massimo adesso, enter, e vediamo il timeout dello schermo, impostiamo i secondi, mettiamo a 30 secondi, eccolo. Beh ragazzi, veramente molto semplice da utilizzare. La box è quasi identica alla Smoke G-Priv nel design, il circuito invece è identico alla Charon 218, quella che abbiamo recensito settimana scorsa. E qui abbiamo questi due tasti, il tasto fire che ci permette di erogare potenza all'atomizzatore e questo tasto qui è il blocco schermo, vedete? Attacca e stacca lo schermo. Beh ragazzi, detto ciò andiamo a provare la nostra box. Ragazzi, dopo aver visto la nostra Charon TS 218 da vicino, andiamo a provarla e vediamo un po' cosa combina questa boxettina. Raga, la box, come già vi ho detto, è molto simile alla Smoke G-Priv. L'unica differenza è che comunque il circuito arriva a 218 watt. E niente, a me la box esteticamente piace, internamente anche. Il menu è molto ricco e con tante informazioni. Andiamo a vedere le erogazioni di questa box. Adesso siamo a 104 watt, abbiamo sopra delle alien coil in acciaio, quindi richiedono diciamo tantissimo. Andiamo a provare l'erogazione, sembra che si comporti bene.
ragazzi, la box eroga bene, il circuito è identico alla vecchia Charon 218 che abbiamo recensito pochi giorni fa. L'unica pecca, ragazzi, di questa box, pecca che diciamo tranquillamente si risolve, è che avendo lo schermo acceso, andando a impugnare la box, vediamo subito che i watt aumentano, vedete? Tranquillamente, quindi dovete stare molto attenti a bloccare lo schermo. Io inizialmente quando l'ho presa, diciamo, ho riscontrato questi problemi e non vi dico le steccate che ho preso. Quindi andando a premere questo tastino qui di lato, andiamo a bloccare il display. Raga, come vi dicevo, la box eroga bene, si comporta veramente bene, le linee sono pulite, il prezzo comunque è economica per una box di questo livello. Ragazzi, se volete una box che vi dà tantissime informazioni, con un menu veramente molto ricco e che abbia al posto del display piccolino una televisione, prendete questa Charon qui che rimanete sicuramente soddisfatti. Il peso comunque è elevato, però comunque, ragazzi, capite un attimo che comunque porta, diciamo, una televisione al posto del display. Vabbè ragazzi, io con questo vi saluto, ci vediamo in un prossimo video. Beh ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciateci un like, iscrivetevi al canale Svapo Family Channel, al gruppo Facebook Svapo Family Group, lasciate un like alla pagina Svapo Family Page, seguiteci su Instagram Svapo Family Official. Ragazzi, se la Smoant TS218 vi è piaciuta, lasciate un like alla pagina Smoant.